Ospedale unico dell'ASL Torino 5, dibattito in commissione. La commissione cultura al Museo di Scienze Naturali. Corecom, 4.600 udienze di conciliazione nel 2016. In settimana la prima commissione ha svolto un'audizione dei consigli di amministrazione di SCR Piemonte e della Fondazione 20 Marzo sullo stato di attuazione della gestione dei fondi post-olimpici. In commissione urbanistica è proseguita l'informativa dell'assessore Alberto Valmaggia sul regolamento edilizio tipo e si è riunito il gruppo di lavoro istituito sull'edilizia sociale per rivedere i criteri di assegnazione delle case popolari. Si è poi tenuta una riunione congiunta delle commissioni sanità, urbanistica e ambiente sulla localizzazione del nuovo ospedale unico dell'azienda sanitaria locale Torino 5. Nell'ambiente è inoltre proseguita la discussione del disegno di legge sulla gestione dei rifiuti, mentre la Commissione Cultura ha svolto un sopralluogo al Museo Regionale di Scienze Naturali. In copertina! Le commissioni Ambiente, Urbanistica e Sanità si sono riunite in seduta congiunta su richiesta del Movimento 5 Stelle per discutere della localizzazione del nuovo ospedale unico dell'ASL Torino 5. La zona individuata, al momento all'esame del TAR, ha spiegato l'assessore alla sanità Antonio Saitta, è in località Cenasco Movicentro, tra Trofarelle e Moncalieri. Quella che delle sette proposte pervenute è risultata la più opportuna dal punto di vista dei vincoli ambientali, dell'accessibilità dei trasporti e della baricentricità. L'assessore all'ambiente ha invece specificato che è stata evidenziata la presenza di aree naturali, sono stati segnalati i vincoli antropici e sono state realizzate cartografie della tratta della rete elettrica. Ma sull'ospedale di Moncalieri credo che la giunta abbia deciso, fatto la sua scelta, ma ho una perplessità. Sottrarre risorse all'edilizia sanitaria per mettere in sicurezza i territori, per costruire un ospedale, non mi convince. Secondo te, ma credo che abbiamo la necessità di inventarci un ospedale nuovo con nuove metodologie che diano garanzia agli operatori e soprattutto ai cittadini che chiedono e fanno domanda di sanità, di buona sanità per un buon futuro. Oggi intervengono pubblici e privati sull'argomento, ai privati bisogna chiedere ottime attrezzature e gestione delle stesse. Solo così possiamo fornire ai nostri figli e a noi stessi una buona sanità. Un'informativa sulle ragioni che hanno portato alla scelta dell'area dove edificare il nuovo ospedale dell'ASL 5 che abbiamo richiesto noi, però bisogna dire che non abbiamo ricevuto le risposte che cercavamo. L'area non è identificata in modo chiaro perché è indicata a cavallo tra due comuni e inoltre non c'è stato chiarito se la natura del suolo è pubblico o privato e permangono ovviamente le perplessità relativamente all'utilizzo di suolo agricolo senza adeguate compensazioni. La Commissione Cultura, con il presidente Daniele Valle e l'assessora Antonella Parigi, ha svolto un sopralluogo al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino per visionare i tre esemplari di celecanto, un raro pesce fossile al centro di una problematica richiesta di prestito per un'esposizione da parte del Museo Paleontologico di Asti. Nell'occasione, l'assessora Parigi ha aggiornato i commissari sullo stato di avanzamento dei lavori di restauro del museo, che è temporaneamente chiuso dopo l'incendio avvenuto nel 2013. Nel 2016 il Comitato regionale per le comunicazioni, Corecom, ha ricevuto oltre 5.000 domande per fruire del servizio di conciliazione offerto gratuitamente ai cittadini, tenendo più di 4.600 udienze. Il bilancio del Comitato, che offre un servizio gratuito e obbligatorio di conciliazione delle controversie tra cittadini e operatori delle telecomunicazioni, è stato tracciato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lascaris. Obiettivo del 2017? Portare la conciliazione direttamente a casa del cittadino, con le web conference, nelle sedi decentrate degli uffici relazioni con il pubblico URP presenti sul territorio. È un'occasione importante per fare il punto sulle attività svolte dal Corecom e anche per far comprendere il senso e l'utilità di un organo che, istituito 16 anni fa, ha in qualche modo fotografato con l'evoluzione anche delle competenze che gli sono state attribuite, in qualche modo anche il cambio dei tempi dal 2001 ad oggi e anche in qualche modo una fotografia appunto di quello che sono state le evoluzioni tecnologiche e allo stesso tempo anche l'esigenza da parte delle istituzioni di stare al passo
e al contempo anche di ampliare quello che è lo spettro appunto delle competenze e delle funzioni che questo organo prezioso svolge nell'interesse della collettività piemontese. Un particolare ringraziamento va al presidente Bruno Geraci che ci ha messo in mano una macchina perfettamente funzionante. I risultati che abbiamo raccolto nel 2016 sono stati eccellenti. 5.500 richieste di controversie per un ammontare di 1.555.000 euro restituiti ai cittadini piemontesi. Gli aspetti fondamentali del Corecom nell'ambito delle conciliazioni sono due. Il primo è quello di offrire un servizio gratuito ai cittadini. Il secondo è di sgravare sulle spalle dei tribunali. Come obiettivo per il 2017 è di andare a parlare con tutte le province del territorio piemontese per far sapere che il servizio delle conciliazioni è gratuito ed è disponibile in web conference presso l'URP. Ma il Corecom del Piemonte è assolutamente all'avanguardia ed è uno dei nostri insomma, riferimenti principali, sia come tipologia, numero e esito delle conciliazioni, quindi del servizio offerto al cittadino, sia per la tecnologia utilizzata che in qualche modo anticipa quelle che sono le nostre sfide per il 2018, cioè un sistema completamente automatizzato che quindi conceda al maggior numero possibile di cittadini la possibilità di rivolgersi al Corecom e ottenere giustizia.